Benvenuti! In questo video andiamo. Ciao a tutti e benvenuti! Oggi vi mostro cosa ho comprato da Tiger per diciamo home decor in stile Halloween. Qua abbiamo la bottiglia di cui vi parlavo, nel quale ho messo le lucine. No, è troppo bello. È sempre la bottiglia trovata da Tiger, però forse 2 anni fa, un anno fa, non mi ricordo. Allora, ho preso anche 2 box sorpresa, ma quelle le apriremo per ultime. Allora, iniziamo con pacchettini vari, nel senso che è roba delicata, quindi me l'hanno tutta impacchettata. Questi sono bicchierini che abbiamo deciso di usarli per metterci il caffè. Bicchierini da caffè da usare tutto l'anno, è quello. Il problema è che la roba è di Halloween, ma io ho intenzione di usarla sempre, sempre, ever, proprio tutto l'anno. Questi così qua rimangono appiccicatici, che brutto. Vabbè, poi li tolgo bene. Ok, questi due in realtà dovrebbero essercene anche 2 uguali da fare il set da 4. In realtà poi mi sono ricordata dopo che il 7 è da 6, non è da 4, ma vale, è un incredibile burlone. Non ho neanche visto che c'era la linea di congiunzione qua in mezzo. Va bene, bellissimi, adoro. Allora, questa carta qua insomma, mi è data un botto, non so che cosa me ne farò, ma comunque la ricicleremo. Bene. Poi, questo è. Ops. Questo è così. Si vede? Non si vede? Perché non mette a fuoco oggi? Ecco qua. Teschietto portacandela. Ne abbiamo un altro uguale. Allora, questo. Invece. Che sì, tra l'altro anche il teschietto portacandela io lo metterei proprio come oggetto di arredamento, ma tutto l'anno. Devo prendere le candele. Forse le ho prese da Action. Bello questo. C'era scritto porta snack. Non so come possa portarlo snack, una roba del genere. Ma è la fine del mondo. Magari ci metto uno di quei lumini finti da mettere qua con la batteria in modo che non carbonizzi la parte sopra. Oppure ci faccio qualcosa di creativo. Ci creo un mondicino. Un mondo piccolino all'interno, non lo so, devo ancora vedere, però era troppo bello. C'era così in versione zucca e il pipistrello mi ha proprio conquistata, mi ha conquistata proprio un sciacco. Bello, bellissimo. Spero di non rompere niente, tutta roba non delicata di più. Ok, questo anche da usare ever. Secondo me è lo stesso stampo della bottiglia. Sì, direi proprio di sì. Stesso identico. E niente, questo ce n'è un altro che dovrebbe essere questo qui. Identico, perché siamo in due in casa e quindi. Bellissimo. Poi un accampamento di giornali, cioè il mio gatto andrà fiero di questa cosa, anche il cane è un po' barbone. Allora, poi questi non so perché escono le cose belle solo ad Halloween, cioè uno deve aspettare a ottobre per comprarsi le cose fighe. Questo è un bellissimo portacandele di quelle alte. Queste mi mancano, devo comprarle, però lo vedete, alto alto nero che gocciola tutto qua sotto, ma una figata. Con una specie di ceppo sotto in modo da non sporcare i mobili perché la cera non va via. Cioè sì che va via, se gratti, però poi gratti il mobile, va bene, così. Di questi ce ne sono 3 uguali, quindi siamo alla seconda e ce ne dovrebbe essere ancora una. Eccola. Eccola. E qua hanno disboscato vabbè, un continente. Quindi 1, 2, 3, tutti uguali. Dobbiamo spostare laggiù. No, non ci stiamo più. Tanto la rima! Ok. Poi, questo è l'altro nero che abbiamo già visto prima. Ecco qua. Zadà! Poi,
prossima cosa, che in realtà non c'entra niente con Halloween, però era bellissimo, non ho potuto non prenderla. Sempre per la casa. È un bicchiere a cactus. Secondo me era una rimanenza della scorsa edizione, della scorsa, come si dice, della scorsa... Niente, bellissimo, stupendo. Qua non so se c'entra anche l'acqua. Vediamo un attimino, che sennò è difficile da pulire. Sì, no, caspita. C'entra. Ma potevano farlo chiuso. Mannaggia. E lì entra l'acqua. E come cazzo pulisci che non ci passa neanche il dito? Ma porcune. Nonno. Nervoso la gente. Ok, diciamo che roba che si rompe è finita. Allora, ho preso, allora possiamo togliere questo, che non è molto carino a vedersi. Adesso tiro di tutto. Ok, allora, poi. E la mia scrivania è, non è sporca, è proprio macchiata, nel senso che... Non se ne viene, non se ne viene più. Beh, ci lavoro senza metterci le cose sopra per proteggerla, quindi non, cioè, potevo aspettarmela. Va bene, ho preso questo qua per la mia mamma, Knet Journal, Knet, Knew, Kneul, non so come si dice. E praticamente il giornalino, cioè il giornalino. Oh, non ho visto che l'ho macchiato qua, caspita. Vabbè, facciamo una taschina. Praticamente è un... È un raccoglitore dove raccogliere. Un raccoglitore dove raccogliere. Puoi segnare tutti i tuoi lavori all'uncinetto. E mia madre fa appunto amigurumis. Potrebbe esserle utile, come no, non lo so. Però l'ho trovata una cosa tanto carina. Ok, quindi questo è un regalino. Poi anche questo sono un regalino. Pum, 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 pum. Dove sei? Ah, eccola. Questa ha la faccia della cacca di Arale. Questa è un po' così. E questa è un diamantino. E metti a fuoco il diamantino. Yes. Bene. Poi mancano solo più poche cose. Abbiamo questa. E questo che in realtà l'ho preso, sì che mi piace lo zucchero questo filato fatto così, però sono i contenitori stupendi per colare resina, nel senso che questi contenitori qua io non li butto, li tengo, anche perché è tanta plastica, li tengo e li uso appunto quando devo miscelare la resina, la... Uso proprio questi contenitori perché una volta che la resina viene, si catalizza, si stacca proprio tanto facilmente da questo tipo di plastica. Anche la morbidezza, fai un po' così, senti tutta la plastica, tutta la resina che fa crack 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 e che si schiaccia, cioè si stacca dalle pareti e quindi tu puoi riutilizzarli all'infinito. Allora li ho presi perché l'ho scoperto per caso, li ho ripresi in modo da averne qualcuno da poter fare appunto queste colate. E se sentite il mio cane che sta facendo cose strane. Poi siamo arrivati agli ultimi pezzi. Allora questo che è la fine del mondo, è bellissimo, è un elastico. Ma perché le cose così belle escono solo ad Halloween? Cioè tipo questa roba qua puoi metterla tutto l'anno. Cioè dai, è stupenda. Comunque ultimo pezzo, ultimissimo è questo. Una tovaglia per Halloween. Questa la uso sempre, ovunque, tutti gli anni. Vediamo un po' come si lava. Non ho visto. Ah, solo a mano. Cazzo. Oh mio Dio, c'è un pipistrello, ma che bello! E niente, questo era l'ultimo pezzo. E niente, adesso spacchettiamo le box a sorpresa. Andiamo ad aprirle. Iniziamo da questa che non si vede un tubo. No, perché questo qua si vede qualcosa. Iniziamo da questa. Non c'è nessun tag, cioè non è né bimbo né adulto, non c'è niente.
andiamo a vedere. Se mettessi a fuoco. Quello lì. Non vale sbirciare. Cioè, sento qualcosa di peloso. Questo è una maracas. Suppongo. Ah sì, infatti. È maracas. Scritto maracas. Maracas. Cioè, molto utile nella vita di tutti i giorni. Vabbè. Oh, addirittura due. Oh wow. Allora, studente che lavora tanto, studente pretende di lavorare. I don't know. BRB, non so cosa vuol dire BRB. I'm away, feel free to do my work. Questa è carina. Ma BRB non so cos'è, dovrei cercarlo. Qualcuno lo sa? BRB, BRB, BRB. E anche questi molto utilissimi. E la pelosaggine è questa roba qua. Che carino. Allora, no, sono righe. Perché? Che fastidio disegnare su dove ci sono le righe. Questo viene via. Boom! Liberato. Però è proprio carino, c'ha gli occhietti fatti al contrario. Ok, passiamo, questa è finita, alla seconda bag. Questa è un po' una delusione, diciamocelo, cioè non è che... cioè, vabbè. Questa non si vede niente e mi aspetto ancora di meno. Allora, quella che ho sfrava la visuale è codesta cosa. Sì, quello lì. È una custodia per laptop, però il mio forse è un po' grosso, non c'entra qua. Ed è perché è bianco così? Per dire, resistente all'acqua. Ah, non è da dipingere, sembrava proprio da dipingere. Che strano. Resistente all'acqua, prova al del sole. Vabbè. Grease proof, cioè non grease, cos'è? Olio? Boh. Dust proof è da polvere, tear proof non so, né idea. Ah, c'ha dentro è... c'ha l'imbottitura e tutto, e c'è anche un foglietto, un messaggio segreto. Oh mio Dio, questo prodotto contiene una confezione essiccante da rimuovere. Questo è il nostro messaggio segreto. E non c'è! Mi hanno trollato! Cazzo! Ups. Ok, andiamo avanti. Mi sa che questo è l'unico. C'è ancora della roba. No, ma perché? Beh, effettivamente se ne devono avere due. Cioè, nel senso, non si sente mai una maracas da sola. Anche perché maracas non è plurale con la S. Andiamo avanti. Sei, cosa mi stai a significare? Beach toy. Beach toy, no, è col beach spiaggia, non beach, l'altro beach. Allora, chissà se in italiano beach lo censurano su YouTube, perché beach, non so, continuo a dire beach, forse lo devo smettere. Attenzione, io in realtà pensavo fosse un portaspugnetta, che di mettere questo agganciato al lavello e qua ci metti la spugnetta. Non sarebbe male. Potrei, se ci sta, se passa, potrei usarlo così. È anche più utile. E oh, dai, ma non me l'aspettavo affatto.
Fuck! Niente. Quindi non abbiamo per niente doppioni. Ma assolutissimamente nessuno. Infatti, boh, vabbè. Questo era delle box. E niente, per questo video è tutto. Fatemi sapere se siete già andati da Tiger. Ci sono un sacco di cose carine. E al prossimo video. Ciao!